Senza una buona relazione di lavoro non terrai un bel niente al tuo assistito. Ma come la miglioro questa benedetta relazione? Uno dei modi è quello di concentrarsi su una sua particolare componente, l'alleanza terapeutica. E che cos'è? Secondo l'APA si tratta di un rapporto di lavoro cooperativo tra cliente e terapeuta, considerato da molti un aspetto essenziale di una terapia di successo. L'alleanza terapeutica è composta da legami, obiettivi e compiti. I legami sono costituiti dalle condizioni fondamentali della terapia, dall'atteggiamento del cliente nei confronti del terapeuta e dallo stile relazionale del terapeuta con il cliente. Gli obiettivi sono gli scopi della terapia reciprocamente negoziati, compresi, concordati e regolarmente rivisti. E i compiti sono le attività svolte sia dal cliente che dal terapeuta. È tipo la ottava volta che cerco di dire questa frase, quindi perdonatemi, la leggo perché mi impiccio sempre sul titolo dell'articolo. Quindi ora sto leggendo quello che dovrei andare a dire senza leggerlo. Questa neanche trovo la riga dove leggerlo, quindi immaginate in che situazione mi trovo. Questa definizione si rifà in larga parte a quegli elementi identificati da Bourdieu nel 1979, nell'articolo The General Disability or the Psychoanalytic Concept of the Working Alliance. Grazie. E che diceva Bourdieu nell'articolo The General Disability or the Psychoanalytic Concept of the Working Alliance? Ovviamente adesso mi è venuto. Sostanzialmente che l'alleanza terapeutica è una delle chiavi, se non la chiave, del cambiamento terapeutico. E lui stesso diceva che, nonostante nell'articolo si sarebbe concentrato sulla psicoterapia, questo era probabilmente vero per qualunque professione. E sono d'accordo, l'alleanza di lavoro è qualcosa che troviamo in tutte le professioni, forse con pesi diversi, ma in tutte è fondamentale. D'altronde, se non hai un certo grado di fiducia con qualunque professionista, molto probabilmente con quel professionista non andrai molto in là. A questo punto Bourdieu sostiene quattro tesi. 1. Che tutte le psicoterapie contengono questo tipo di relazione e differiscono nel modo in cui la utilizzano all'interno del lavoro psicoterapeutico. 2. Che l'efficacia della terapia è determinata da questa relazione. 3. Che differenti tipi di terapie hanno differenti richieste a clienti e terapeuti. E che, 4. La forza di questa alleanza dipende da un mix tra queste richieste e le caratteristiche del cliente e del terapeuta. Ok, ma a noi come torna utile? Torna utile perché Bourdieu finisce per descrivere le tre caratteristiche dell'alleanza su cui devi lavorare. Un accordo sugli obiettivi della terapia, l'assegnazione di compiti o più in generale le cose da fare durante o dopo la terapia e lo sviluppo di un legame. Però si può fare di meglio. C'è infatti un altro importante lavoro da considerare. The Concept of the Alliance and its Role in Psychotherapy di Gaston del 1990, molto più facile da pronunciare. E se mettiamo insieme Bourdieu e Gaston abbiamo Boston. O Gasdin, che sembra il nome di un farmaco per il meteorismo. No, abbiamo quattro componenti proposte da Duncan e Miller nei primi anni del nuovo millennio. Secondo questa visione dell'alleanza terapeutica, questa è composta da quattro elementi. A, un accordo sugli obiettivi della terapia. B, un accordo sui metodi da utilizzare e i significati che emergono. C, un accordo su quale deve essere e come deve essere il ruolo del terapeuta. E D, un generale accordarsi alle preferenze del cliente. Questi sono i quattro pilastri dell'alleanza terapeutica. E forse non sai che in psicoterapia il 97% delle differenze tra il miglior terapeuta di un gruppo e il peggiore è in generale spiegabile proprio per la differente capacità di promuovere l'alleanza terapeutica e di saperla curare. Che significa che se il tuo assistito non ti segue è molto probabile che ci sia qualcosa che non va nella alleanza terapeutica. Una volta parlai con una ragazza con cui conducevo una seduta e giuro, ero convinto che andasse benissimo. Gli facevo le domande, le rispondeva, ci trovavamo, evviva. E durante la seduta le chiedevo sempre se avesse senso quello che stavamo facendo, ricevendo sempre delle risposte affermative. Quando alla fine della seduta però le somministrai la SRS, ne parlo nel video Feedback Informed Treatment, per valutare la nostra relazione, la qualità della nostra alleanza terapeutica, scoprì che non era andata così tanto bene. In particolare sull'aspetto del metodo mi aveva dato una valutazione abbastanza bassa e, dialogando con lei per cercare di capire come mai, scoprì che lei voleva un approccio molto più confrontativo, voleva dei feedback molto più diretti, invece io ero stato molto indiretto ed evocativo. Cosa feci? Aggiustai l'alleanza. E questo sarà il tema del prossimo video.